Il cruscotto della Marbella. È marbello, però. Però è marbucato. Quindi ora lo marsmontiamo perché voglio vedere il contachilometri. Purtroppo qualcuno aveva già provato a smontarlo e ha rovinato questo, che però vedo che è sostituibile. Questa parte è connessa tramite viti. Beh, interessante. Ho recuperato lampadine, interruttori, e quello con la ventola potrebbe servirmi. E vedremo. Molto bello questo. Guardate che delicatezza di movimento. Guardate che roba. Veramente bello, devo dire. Molto, molto bello. Ma sto cercando di capire come muovere il contachilometri. Perché? Perché devo farlo sulla mia Panda, perché la mia Panda ha quasi 200.000 km, ma il contachilometri ne segna 80.000. E quindi vorrei portarla al suo valore originale. Vediamo un po' di smontare questa cosa. Ok, salta fuori che almeno su questo tipo di contachilometri è molto più facile di quello che sembra. Vediamo se riesco a farvelo vedere mettendo la telecamera in qualche posizione, perché non ho il treppiede. Ecco qua. Allora, io prendo un cartoncino e lo ficco dove ci sono queste lamelle. Queste lamelle bloccano i rotori, li incastrano. Io ficco il cartoncino e come per magia posso girare tutto quello che mi pare. Quindi posso anche girarle singole, cosa che farò ora. Lo posizionerò a 0. 0, 17, ecco qua, metto, non so se lo vedete, ma sto mettendo 0. Il cartoncino intanto è uscito perché Dio è against. Ecco qua, si vede un cazzo. Vabbè, comunque, ecco qui. Non fossi un idiota, riuscirei a farlo dritto, però diciamo che l'ho messo dritto. Ecco, ora tolgo il cartoncino cercando di tenere fermo tutto, dopodiché devo incastrare. Ecco, e voilà, contachilometri azzerato. Molto interessante, quindi sono queste mollette all'interno. Eccole, sono queste molle che bloccano i rotori della macchina Enigma. Ed ecco qua, adesso lo rimonto. Non ha senso, secondo me, smontarlo e recuperare i pezzi, preferisco regalarlo a qualcuno. Quindi scriverò un messaggio sul forum dei pandisti su Facebook e vediamo se qualcuno può farne un buon uso. Rimonto tutto quanto. L'unica cosa difettosa è questa strip di collegamento della lucina qui sopra, che era danneggiata, quindi insomma io la metto lì, però va bene così. Ora lo farei anche sulla Panda normale. Se non fosse che ha le cazzo di Torx. E
dopo aver bestemmiato tutti i santi perché sono caduti tutti gli strumenti mentre cercavo di smontare questo cazzo di contachilometri del cazzo con queste viti Torx del cazzo, e dopo aver distrutto un ventilatore scaraventandolo prepotentemente a terra, come potete vedere, perché è caduto mentre stava funzionando, ripeto, dopo aver bestemmiato ogni santo, scopro che il meccanismo qui è diverso. C'è questa astina metallica che è infilata in queste clip, che va sganciata da queste clip, e sganciandola questi diventano liberi di girare. A quanto pare solamente in avanti? No, in realtà non sono proprio liberi di girare. Sono un po' più liberi, ma adesso vedremo come fare. Beh, qua sto rischiando di sfasciare tutto, però ormai praticamente ho sganciato anche il rullo, il rocchetto qui, perché non c'è nulla che non capisco. Va bene, adesso me lo studio, eh. Devo essere l'unico caso al mondo che si è alzato il chilometraggio da 90.000 circa a 205.000. Perché? Perché mi sono fatto i conti con il vecchio contachilometri e il nuovo che avevo messo. Il vecchio segnava circa 180.000. Con il nuovo, che ne segnava 79.000, 75.000, quando l'ho montato ho fatto circa 20.000 chilometri. E quindi, insomma, più o meno questa macchina ha 200 e qualcosa mila chilometri. Quindi ho segnato questo, l'ho messo lì, l'ho rimontato. È stato un macello, un vero inferno. Voi non fatelo, ripeto, non fatelo mai. A meno che non sappiate esattamente come fare. Io non so come fare, ho il sospetto di averlo sfasciato. Credo che funzioni perché l'ho provato col trapano, ma non fatelo perché è un macello. Non è facile come quello della Marbella, ma è molto più complicato. Poi questi due mi sono caduti in terra, quindi ho bestemmiato come un turco.